Ciao ciao, sono appena arrivata a Sterzili con una infinità di regali. Siete curiosi? Ve lo voglio raccontare. Allora io, Beniga di Gontu. Sono rientrata da Desolo con tutti questi regali che si doni, che sono sul tavolo e ho deciso di mostrarveli abbellendoli con le parti del costume che sto ricamando, cominciando dal mio primissimo centrino per passare a un portatelefono, a su Sauciu che adesso è un po' nascosto e su Cucuddu. Tutto veramente difficile, soprattutto per me che non conosco, non sono nata con questa cultura, non ho visto le nonne e le zie ricamare, ma piano piano ce la faremo. E nel tavolo ho anche sistemato i doni, le castagne, i maroni che sono bellissimi, giganteschi, e il miele, queste castagne, questi sono maroni glassati e queste invece sono castagne bollite e arricchite col cioccolato fondente, la marmellata e le noci che ho ricevuto qualche giorno fa, ma meritavano anche loro di avere la vetrina. E poi al centro del tavolo c'è questo cestino gigantesco con tutto il pane fragrante, sfornato oggi e buonissimo perché l'ho già assaggiato. Poi qui ci sono altri piccoli doni che ho ricevuto in altre occasioni. Ah, dimenticavo questo che tra poco lo assaggerò. Liquore alle more. Ragazzi, io non so che altro dire se non grazie Desolo. La prossima settimana a Desolo ci sarà la loro grande festa. La montagna produce. Andateci perché è una festa meravigliosa, dove si possono acquistare tanti dei loro buonissimi prodotti, ammirare le loro splendide casette e il vestito. Ce ne saranno tanti in giro per il paese e di una bellezza senza uguali. Sul tavolo forse avrete notato questo cuoricino. Era appartenuto alla sorella di Babbo, a zia Barbara. L'anno scorso, quando ho cercato tutti i fili, gli aghi per iniziare il corso di ricamo a Desolo, l'ho tolto dalla scatola dove normalmente lo conservavo, lo tenevo conservato e ce l'ho sempre con me. E sono sicura che gli insegnamenti di quando ero piccolina, ricevuti da mia zia, ma anche il gene che probabilmente ho ereditato da lei, da nonna Evelina, mi aiuteranno in questa impresa. Zia è sempre nel mio cuore e non perdo occasione per parlare di lei. Bene, grazie ancora a tutte le amiche di Deslo per i graditissimi doni. Vi saluto, vi auguro una buona serata e a Sibilisanus. Ciao!